In occasione della giornata nazionale contro il bullismo, il cyberbullismo su Rai Play è disponibile l'Anfora di Clio. È un film inserito in un progetto didattico rivolto ai giovani fra gli 8 e i 12 anni, prodotto dalla Fondazione Accademia Perosi di Biella nell'ambito del progetto Diderot della Fondazione CRT. Scritta da Mario Acampa in piena pandemia, non potendo andare in scena a teatro, è diventato il primo opera movie show dedicato ai giovani. Dopo la selezione al 38esimo Torino Film Festival, ora è approdata su Rai Play, portando ai più giovani musica classica, prosa, danza per riflettere sul rapporto con il web. Sono le insidie del web, quelle dove anche odio e violenza trovano terreno fertile e rappresentano un pericolo soprattutto per i giovani, quelle dove si sviluppano anche concreti fenomeni delinquenziali. Diventa fondamentale che se ne parli attraverso tutti i canali di informazione, televisivo, radiofonico, digitale. La nostra mission è quella di diffondere la musica classica fra i giovani anche. E per questo, in questo caso l'Anfora di Clio, ma comunque il progetto di Diderot, sono l'ambiente naturale in cui si possono fare queste cose. Perché possiamo fare sperimentazione? Perché possiamo parlare con un linguaggio diverso e rivolgerci direttamente ai giovani. E devo dire che grazie a un'intesa perfetta dal punto di vista artistico, oltre che poi per l'amicizia che è nata in questi anni ed è cresciuta in questi anni con Mario Acampa, viene molto semplice, perché riusciamo ad incontrare i linguaggi dei ragazzi e lui ha veramente un sesto senso, ha una capacità di dialogare e di far arrivare certi messaggi ai giovani che veramente per chi si occupa di musica classica come noi facciamo veramente un po' di fatica, perché se parliamo di Mozart e di Bach, poi alla fine andiamo a parlare di una serie di cose che possono annoiare immediatamente i ragazzini. E